Venere e Zeus, Giunone ed Apollo, personaggi della tradizione classica greca e romana, figure leggendarie che la fantasia degli antichi ha innalzato nel pantheon delle divinità. Ma se fossero veramente esistiti, se dietro al mito si celasse un'altra realtà, è l'ipotesi di Mauro Biglino, ormai noto negli ambienti della ricerca alternativa per i suoi studi sulla Bibbia, un testo incentrato, secondo lui, non su un dio spirituale, ma su un conquistatore in carne ed ossa arrivato dallo spazio. E la religione greco-romana seguirebbe lo stesso copione. Dal dio alieno della Bibbia agli dei alieni del mito greco e romano? Sì, gli stessi personaggi, cioè gli autori biblici, gli autori greci e gli antichi romani ci hanno in realtà parlato esattamente sempre delle stesse persone, degli stessi individui in carne ed ossa che mangiavano, bevevano, avevano tutta una serie di esigenze fisiche molto concrete, erano dei dominatori, si comportavano come tali, stabilivano un patto di alleanza con i loro sudditi, dicevano: voi fate questo per me e io faccio questo per voi. Insomma, gli Anunnaki sumeri, gli Elohim biblici, gli dei dell'Olimpo, sarebbero nomi diversi per indicare la stessa incredibile realtà. Ed è proprio dalla lettura parallela dei testi antichi che Mauro Biglino è arrivato a questa teoria. Per quanto riguarda i testi greci, leggo direttamente Iliade e Odissea con la stessa scelta metodologica che ho utilizzato per la Bibbia, cioè facendo finta che sia vero ciò che c'è scritto. In fondo l'ha fatto Schliemann e sappiamo che cosa ha scoperto. E per quanto riguarda per esempio i testi romani, ho ricevuto documentazione da, per esempio, da un accademico, dottor Corrias, che mi ha fornito documentazione relativa alla antica religiosità romana. Lui ha scritto un libro, Dei e religione dell'antica Roma, dove appunto si trovano tutta una serie di informazioni che possono essere prese di lì e messe direttamente nella Bibbia senza dover cambiare una virgola. E non mancherebbero le sorprese. Sì, io adesso sto scrivendo il nuovo libro che continua in questa analisi parallela, e mentre nel primo, in quello precedente, la Bibbia non parla di Dio, ho parlato dei parallelismi appunto anatomici, fisici, adesso sto parlando dei parallelismi tecnologici, e anche qui ci sono delle cose straordinarie che derivano tra l'altro anche dagli studi di un docente di ingegneria meccanica dell'Università di Patrasso che ha esaminato i testi greci dal punto di vista della tecnologia moderna. Un'anticipazione? C'è della robotica. Sempre più umani, sempre più simili a noi. Viviamo nell'era della robotica, inimmaginabile per i nostri nonni, ma forse non per i nostri lontani antenati. Nei testi antichi compaiono descrizioni di oggetti che sembrano anticipare la tecnologia moderna. Sappiamo di templi greci le cui porte si aprivano automaticamente inserendo una moneta in una fessura. E abbiamo trovato in fondo al mare un computer ante litteram. Eccolo, è il cosiddetto meccanismo di Anticitera, un sofisticato congegno che calcolava le fasi lunari, i moti dei pianeti, le eclissi, le date di Olimpiadi e giochi pannellenici. Tutto costruito con rotelle di rame e ingranaggi minuscoli. Ma c'è chi va oltre e immagina anche l'esistenza, migliaia di anni fa, di veri e propri robot. Lo proverebbero alcuni passi dell'Iliade, quando viene descritta la fucina del dio Efesto. Sono facoltà di ingegneria dell'Università della Grecia che definiscono Efesto ingegnere progettista e dicono che per capire la tecnologia descritta in Omero sono necessarie le concezioni e le conoscenze che abbiamo noi adesso. Mauro Biglino da anni studia la Bibbia e i testi classici. In essi ha trovato singolari analogie che lo portano ad ipotizzare una storia ben diversa da quella comunemente accettata. Per lui, gli dei dell'antichità erano individui ipertecnologici arrivati da altri mondi, insomma dei dominatori alieni. Era una tecnologia posseduta da questi qui. Nell'ultimo libro, quello uscito da poco, Il Falso Testamento, analizzo proprio questo aspetto, vedo i parallelismi tra la tecnologia presso i greci e la tecnologia presso gli Elohim biblici. Eliodoro e li descrivo uno dei mezzi di locomozione di questi individui che se lo legavano sotto i piedi. Dice che con queste cose loro sfioravano l'acqua del mare, sfioravano la terra, sfioravano le cime degli alberi facendole piegare. Quindi non è che volassero in alto, ma erano oggetti con i quali, così sembra di capire, volavano sempre stando vicini comunque al suolo. E tra l'altro adesso in rete è pieno di filmati che rimandano a quell'affare che funziona veramente. E Eliodoro scrive nei suoi libri che è per questo che le divinità egizie venivano sempre rappresentate con i piedi uniti quando sono sedute in piedi, perché viaggiavano così.
io non so se sia vero, lo dico sempre perché questo per me è fondamentale. Io faccio finta e racconto quello che leggo scritto, dopodiché ognuno farà le sue considerazioni.